Let me tell a tale, my child. Hush now, and listen well. Little Briar Rose, il videogioco sviluppato dalla software house italiana Elf Games Works con la collaborazione di Mangatar, altra software house tutta italiana, esce oggi 17 novembre su Android e iOS. A distanza di poche settimane, venerdì 2 dicembre per la precisione, farà il suo debutto anche su PC, Windows e macOS tramite Steam. Abbiamo avuto l'opportunità di spendere un po' di tempo proprio in compagnia di questa produzione Made in Italy che si propone come un titolo appartenente al genere delle avventure punta e clicca. Little Briar Rose ci permetterà di rivivere la favola di Rosa Spina dei fratelli Grimm, una delle tante versioni della celebre fiaba europea La Bella Addormentata. Un'antica leggenda, un castello maledetto circondato di rovi, una foresta di buffe e creature incantate e una dolce fanciulla sopita al suo interno, e ovviamente un impavido principe. O meglio, più di un impavido principe viste le dinamiche di gioco, ma ci arriveremo tra pochissimo. Little Briar Rose ha una caratteristica piuttosto evidente che lo contraddistingue dalle altre avventure punta e clicca, uno stile grafico che possiamo senza troppi giri di parole definire estremamente originale. La grafica è interamente disegnata a mano ed ispirata allo stile artistico delle vetrate. Sarete quindi accolti da una vera e propria esplosione di colori ed ogni elemento appartenente alle ambientazioni visitate sarà suddiviso in piccole sezioni che ricorderanno appunto i pezzi di vetro colorato che solitamente compongono vetrate artistiche. Le animazioni dei personaggi risultano semplici, mai esagerate, ma comunque efficaci. Uno stile in definitiva che si sposa alla perfezione con l'atmosfera fiabesca del titolo. Le dinamiche di gioco sono quelle tipiche del genere dei punta e clicca. Controlleremo il principe protagonista della storia tappando su schermo, almeno su dispositivi mobili. Tutto risulterà piuttosto intuitivo, tappare e cliccare per muoversi, per parlare, per interagire con gli oggetti di gioco. Come ogni avventura che si rispetti, troveremo un inventario con gli oggetti scovati, dialoghi da affrontare e anche una serie di minigiochi da affrontare per ricevere suggerimenti o per risolvere situazioni. Vi ritroverete ad esempio a pescare, a progettare edifici, a cucinare e anche a risolvere enigmi di vario genere. Attenzione però, è sempre bene fare attenzione a quanto ci viene detto nei dialoghi, tralasciare qualche dettaglio potrebbe portare al fallimento della vostra impresa e alla sostituzione del vostro principe, che comunque per fortuna riprenderà dai vostri precedenti progressi di gioco. Sempre a proposito dei dialoghi, che come avrete capito sono parte integrante dell'esperienza di gioco, dobbiamo ammettere di averli trovati simpatici e scanzonati. Attenzione anche alle ambientazioni in cui vi trovate, spesso estremamente ricche di dettagli. Alcuni di questi potrebbero nascondere degli oggetti da raccogliere utili al proseguo dell'avventura. L'insieme di tutte le caratteristiche finora descritte lo rendono un prodotto tranquillamente fruibile da un pubblico adulto, magari in cerca di un'avventura in parte ispirata al filone degli anni 80 e 90, e ad un pubblico più giovane, visto che in definitiva si tratta di una fiaba interattiva che comprende anche richiami ai classici Disney. Il prezzo poi è estremamente contenuto, 2,99€, una cifra da spendere a cuor leggero, considerato anche che si tratta di un prodotto tutto italiano. Per questa recensione di Little Briar Rose è tutto, un saluto da Lorenzo Delli per smartword.it.